Benvenuti a questa nuova puntata di Cattoliche dintorni. Uno slancio creativo per nuovi modelli di sviluppo è il tema scelto per l'86ª giornata dell'Università Cattolica che si svolgerà domenica 18 aprile. È un modo questo per rafforzare il legame tra l'Ateneo e la Chiesa italiana, sia nel contributo alla formazione dei giovani, alla ricerca scientifica, sia nel rapporto con le comunità cristiane. Vediamo insieme il servizio. Direttore, che senso ha, che significato ha celebrare ancora oggi, dopo 86 anni, la giornata dell'Università Cattolica? Vale la pena di ricordare che dal 1924 viene celebrata. L'inizio dell'avvio di questa giornata è legata alla necessità di raccogliere fondi perché l'Università Cattolica, allora sicuramente con numeri molto minori rispetto ad oggi, con un'offerta formativa molto più contenuta, ma potesse effettivamente operare e soprattutto segnare la volontà di una università che fosse l'Università dei Cattolici Italiani. Quindi ha ancora un significato proprio per questo segno di appartenenza, per questa ispirazione dichiarata, il che non fa velo rispetto ai canoni propri della ricerca scientifica, ma evidentemente pone alla base anche una precisa visione culturale dell'uomo, del mondo e della vita. Il tema scelto per questa giornata è uno slancio creativo per nuovi modelli di sviluppo. Quale messaggio vuole rivolgere all'Italia l'Università Cattolica? Direi l'attenzione al futuro, immaginare il futuro. Quindi guardare al futuro vuol dire individuare nuovi modelli di sviluppo che tengono conto evidentemente di ciò che è il bene effettivo del Paese. Quindi diciamo svolgere la funzione che è proprio dell'università, di saper cogliere per tempo gli elementi di novità da perseguire, torno a dire, per promuovere nuovi modelli di sviluppo adeguati alla mutata situazione che oggi abbiamo. Come verranno impiegati dall'università i contributi raccolti nelle diverse parrocchie domenica 18 aprile? Innanzitutto per finanziare, per sostenere borse di studio per gli studenti meritevoli che frequentano ovviamente l'Università Cattolica, ma anche per sostenere gli studi all'estero di una serie di studenti che verranno individuati con appositi bandi, e poi evidentemente per le ricerche. La ricerca è una parola che viene continuamente richiamata, ma se non ci sono i mezzi economici per finanziarli, soprattutto quelle che riguardano alcuni aspetti, evidentemente rischia di essere un'aspirazione e non una realtà. Ovviamente facendo una raccolta di questo genere si vuole invece dare gambe ovviamente a ricerche che abbiano per finalità quello che ho prima richiamato, cioè modelli di sviluppo da un lato, obiettivi concreti che riguardano la vita di tutti. E la sede bresciana come celebrerà questa giornata? Direi che è già un dato molto interessante, importante per quanto ci riguarda, cioè una collaborazione stretta con le associazioni di studenti che operano all'interno dell'università. Sarà celebrata non la domenica per quanto riguarda l'iniziativa di via Trieste 17, ma sabato 17, con inizio alle 16 del pomeriggio, e si concluderà con uno spettacolo alle ore 21. Mi pare molto importante sottolineare questa immediata adesione e collaborazione da parte delle associazioni studentesche, perché anche qui o si guarda al futuro, altrimenti si fanno delle affermazioni che sono non congrue con quello che vogliono significare. E ora parliamo di ambiente, ma non per segnalarvi dei corsi organizzati dalle sede, bensì per proporvi una piccola inchiesta realizzata da Giulia per scoprire se le problematiche ambientali interessano o meno i nostri studenti. Vediamolo insieme. Si parla molto di problemi ambientali, ma chi si interessa davvero di questi temi? Durante un viaggio tra i corridoi della Cattolica abbiamo chiesto agli studenti cosa conoscono e cosa fanno nel loro quotidiano per aiutare l'ambiente. Che cosa conosci riguardo ai problemi ambientali? Abbastanza poco. Sicuramente è un tema che deve essere affrontato e considerato,
e soprattutto tramite internet mi informo, perché ci sono tante iniziative alle quali volendo si può partecipare, e anche all'università ci sono diversi incontri, ho visto, esposti in bacheca, e sarebbe bello partecipare per approfondire questo tema. Sinceramente non sono molto informata, però nel mio piccolo faccio la raccolta differenziata, plastica, carta e basta. Sì, abbastanza, cioè seguo un po' gli ultimi documentari riguardo l'inquinamento, e comunque riguardo anche i TG che ne parlano continuamente, quindi direi di sì. Ma abbastanza, diciamo che come tutti penso quelle che sono le regole base dell'etica, della morale, insomma, comune, civile, rispettiamo, le rispetto come tutti, penso, spero. Guarda, a dir la verità non molto, però tipo a casa faccio la raccolta differenziata, adesso nel nostro comune hanno introdotto tutto il sistema di raccolta porta a porta, tipo passano ogni giorno, cioè una cosa diversa così, però non so molto a dir la verità. Sì, mi informo sui problemi ambientali, mi interessa di quello che succede sul mio territorio. Abitando in provincia di Brescia, ne so un po'. Qualcosina, credo. Non molto, purtroppo. Nel minimo possibile, non buttare moccini per terra o far raccolta differenziata, però sì, nel senso che è una brutta prospettiva quello che aspetta la terra nel futuro immediato. Che cosa fai nel tuo piccolo? Ma non faccio grandi cose, però ad esempio a casa diciamo la raccolta differenziata, e credo sia un buon passo per iniziare a sensibilizzare anche la gente, la famiglia verso questo tema. Raccolta differenziata. La raccolta differenziata, e cerco di non sporcare inutilmente in strada o altro comunque. Cerco di riciclare, ma per il resto andare in macchina, vado in macchina, la mia macchina inquina, butto nei cestini, ma per quello che posso fare io puoi capire. Secondo te i giovani sono informati e sensibili a riguardo a questo tema? Purtroppo credo non molto. Non tutti, anzi la maggior parte credo proprio di no, perché se per strada si trovano mozziconi di sigarette, fazzolettini di carta. Sanno tanto ma non fanno nulla, penso. Non più di tanto, purtroppo no. Ma alcuni sì, sicuramente più di ieri, cioè secondo me sono molto più sensibili oggi che magari qualche anno fa. Per lo più penso di no, più che non sensibili, indifferenti, che secondo me è un po' diverso, cioè sembra non essere un vero problema urgente adesso come adesso, in realtà lo è. Nel senso che come in tutto c'è chi lo è e c'è chi non lo è, c'è chi dà importanza al futuro del pianeta e chi no. Sai che la Cattolica ha un'altra scuola per la formazione ambientale? No, non ero corrente. Sì, l'EMAS mi sembra, e io ho fatto questa scuola alle superiori e penso sia molto utile. Sì, ne sono a conoscenza.